Eusapia Paladino fu esaminata da illustri uomini scientifici dell'epoca, tra cui Camille Flammarion, astronomo, editore francese, affascinato da teorie sullo spiritismo e reincarnazione. La testimonianza illustra come Flammarion visse i fenomeni a cui personalmente partecipò, mutando infine il suo pensiero, inizialmente dubbioso e scettico sulle capacità medianiche della medium in questione. Riconobbe in essa qualità e doti paranormali, sgombri da banali trucchi, ben attento a non cadere nelle eventuali trappole di frodi o ad altro ancora. Al contrario, oggi, alcuni tendono a sminuire, tra cui il CICAP, e a calpestare i metodi scientifici applicati nei minimi particolari per constatarne la veridicità, ponendo esempi da 4 lire di maghi e maghetti, pronti a svelare e riproporre trucchi e trucchetti, al loro patetico palcoscenico, soprattutto senza riprodurre esattamente le condizioni di controllo a cui venivano sottoposti i medium dell'epoca. Notiamo però come al CICAP in particolare tendono sempre a dare una risonanza enorme, quasi eccessiva a volte, a successi investigativi. Congressi, articoli, libri, conferenze e apparizioni televisive dappertutto, per festeggiare svelamenti di frodi che non richiedono, in realtà, conoscenze o esperienze particolari. Pubblichiamo questa preziosa testimonianza sia di Flammarion sia di un partecipante la seduta in questione. Altri riferimenti li trovate nel libro Le forze naturali conosciute. Grazie e buona visione. Fotografia presa nel salotto del signor Flammarion il 12 novembre 1898. Il primo piede a sinistra è a 18 cm sopra il pavimento, il secondo a 13, quello di destra nel fondo a 8 e quello di destra sul davanti a 14. Un assistente nasconde mediante un cuscino gli occhi del medium contro la luce improvvisa del magnesio. Il medium è Eusapia Paladino. È messa nell'impossibilità assoluta di fare alcun movimento sospetto. Fotografia della tavola che posa a terra. Fotografia della stessa tavola durante il sollevamento completo a 25 cm di altezza. Sollevamento completo di una tavola da una fotografia istantanea. Controllori, i professori Lombroso e Richet. Fotografia di una tavola in sospensione. Fotografia della tavola ricadente. La quinta seduta mi ha, inoltre, indotto a pensare che i fenomeni hanno luogo, o almeno un certo numero di essi, quando le mani di Eusapia sono rigorosamente tenute da 2 controllori e che non è già con le mani che ella agisce, in generale, malgrado certi possibili inganni. Bisognerebbe ammettere, ed è un'abominevole eresia, che si formi una terza mano in rapporto organico con lei.
prima di ciascuna seduta, Eusapia si è svestita e rivestita dinanzi a due signore, incaricate di constatare che ella non nascondeva alcun inganno sotto le vesti. Sarebbe un po' lungo entrare in tutti i particolari di queste 8 sedute. Vorrebbe dire ricominciare in parte a ripetere ciò che è già stato esposto nel primo capitolo e ciò che si è letto in queste ultime pagine, ma non è senza interesse pubblicare vari apprezzamenti di parecchi degli sperimentatori, riproducendo qualcuno dei processi verbali. Racconto ciò che ho visto ieri da voi. L'ho visto con diffidenza, osservando tutto ciò che avrebbe potuto assomigliare a un gioco di bussolotti. E dopo aver visto, mi par cosa talmente fuori dai fatti che siamo abituati a concepire, che mi chiedo ancora se l'ho visto. Tuttavia, sono costretto a convenire con me stesso che non ho sognato. Venuto da voi nel vostro salotto, ho ritrovato i mobili e il solito arredamento. Un solo cambiamento si notava a sinistra. Entrando, ove due tende di spessa stoffa di seta vergata, grigia e verde, nascondevano un angolo tra i muri. Eusapia doveva operare dinanzi a questa specie d'alcova. Era l'angolo misterioso. L'ho visitato minuziosamente. V'era un piccolo tavolino scoperto, un cembalo, un violino, un organino, delle nacchere e uno o due cuscini. Dopo questa ispezione per sicurezza, era certo che, in quel luogo, almeno, non v'era alcun preparato e che nessuna comunicazione era possibile con l'esterno. Mi affretto a dire che da quel momento, sino alla fine degli esperimenti, non abbiamo lasciato un minuto la stanza e che abbiamo, per dir così, tenuti fissi gli occhi su quell'angolo le cui tende erano del resto semiaperte. Qualche istante dopo arriva Eusapia, la famosa Eusapia. Come quasi sempre avviene, il suo aspetto era assolutamente diverso dall'idea che m'ero fatta della sua persona senza conoscerla. Mentre mi aspettavo di vedere, non so bene perché, una donna alta e magra, dallo sguardo fisso penetrante, mani ossute che si agitano a sbalzi, mosse da nervi incessantemente trasalenti sotto una perpetua tensione. Trovai invece una donna quarantenne, piuttosto grassoccia, tranquilla, dalle mani molli, dai gesti semplici un po' corti, che aveva in tutto l'aria di una buona borghese. Tuttavia due cose richiamano l'attenzione. Prima di tutto, gli occhi pieni di fuoco bizzarri, crepitanti in fondo all'orbita. Si direbbe un focolare di brevi fosforescenze, talvolta bluastre, talvolta dorate. Se non temessi la metafora, troppo facile trattandosi di una napoletana, direi che il suo sguardo appariva come le lave lontane del Vesuvio, viste da lungi in una notte oscura. L'altra particolarità è una bocca dai contorni strani. Non si sa se rida, soffra o disprezzi. Tali impressioni colpiscono in pari tempo, senza che si sappia a quale restarci. Forse vi si troverebbe là l'indice delle forze che si agitano in lei e che ella non può dominare. Ella si siede, parla del più e del meno conversando con voce dolce, cantante, come molte donne del suo paese. Ella si compone una lingua difficile per sé, non meno che per gli altri, poiché non è né francese né italiana. Ella fa sforzi penosi per farsi comprendere e vi riesce con la mimica, con la volontà d'ottenere ciò che vuole. Tuttavia un'irritazione persistente alla gola, come una spinta del sangue che ricorre a brevi intervalli, la obbliga a tossire e a chiedere da bere. Confesso che quegli accessi in cui ella diveniva tutta rossa mi causarono una grande perplessità. Ci toccherà forse trovare indisposto il prezioso tenore il giorno in cui si dovrà far sentire? Fortunatamente non era nulla. Era piuttosto un segno contrario, come un prodromo, dell'estrema eccitazione che l'avrebbe invasa quella sera. Infatti, è assai notevole che al momento in cui ella si mise, come potrei dire, in stato di lavoro, la tosse, l'irritazione alla gola erano completamente scomparse. Sopra della lana nera, diciamo pure dove, sui calzoni di uno degli assistenti, Eusapia ci fa notare sulle sue dita delle specie di diafaneità, formanti un secondo contorno deformato allungato. Ci dice essere questo il segno che ella si trova in ottime condizioni di medianità. Mentre si chiacchiera, viene portato un pesalettere sulla tavola. Abbassando le mani da ciascun lato del pesalettere e a distanza di 10 cm, ella gli impone una carica che spinge la lancetta al numero 35 inciso nel quadrante indicatore della pesata. Eusapia stessa invita a constatare che non aveva affatto, come si poteva credere, un capello che andava da una mano all'altra e con cui ella avrebbe potuto fraudolentemente far pressione sul piatto del pesalettere.
Tutto ciò avveniva alla luce di tutte le lampade della sala. In seguito iniziarono gli esperimenti. Ci mettemmo attorno a una tavola rettangolare di legno, bianco, rozza, tavola da cucina. Eravamo in sei in tutto, contro alle tende, a uno dei lati più stretti della tavola, Eusapia, alla sua sinistra del pari contro alle tende, Giorgio Mathieu, ingegnere agronomo dell'osservatorio di Giuvisi, mia moglie, Flammarion, all'altra estremità, di rimpetto a Eusapia, la signora Flammarion, infine io, che mi trovo così alla destra di Eusapia e pure contro alla tenda. Mathieu e io teniamo ciascheduno una mano del medio appoggiata su un ginocchio, e per di più Eusapia pone un piede sul nostro. Così nessun movimento di gambe o di braccia ci può passare inavvertito. Dunque, bisogna ben notarlo, a questa donna non resta che l'uso della testa, poi del busto, privato delle braccia, e premuto ben bene contro le nostre spalle. Appoggiamo le mani sulla tavola. In pochi istanti questa oscilla, si tiene su un piede, batte il suolo, si impenna, si solleva per intero, talora a 20, talora a 30 centimetri dal suolo. Eusapia emette un grido acuto, simile a un grido di gioia, di liberazione. La tenda dietro lei si gonfia e tutta gonfiata si avanza sino alla tavola. Altri colpi sono battuti sulla tavola e simultaneamente nell'impiantito a una distanza di 3 metri circa da noi. Tutto ciò avviene in piena luce. Già eccitata, Eusapia chiede con voce supplichevole e con parole tronche che si abbassi la luce. Ella non ne può più di sopportare il bagliore. Afferma che ne è disturbata e vuole che ci si affretti, perché, aggiunge, si sta per vedere delle belle cose. Dopo che uno di noi ha posto la lampada a terra, dietro il pianoforte, all'angolo opposto del luogo in cui siamo, a 7 metri e mezzo di distanza circa, Eusapia non vede più la luce, ne è soddisfatta. Ma noi distinguiamo i nostri visi, il suo e le nostre mani. Non si dimentichi che Mathieu e io teniamo ciascuno un piede del medio sopra il nostro, che teniamo le sue mani e le sue ginocchia e le stringiamo le spalle. La tavola oscilla sempre, fa dei soprassalti, e Eusapia ci chiama. Sopra il suo capo appare una mano, piccola come quella di una fanciulla di 15 anni, con la palma avanti, le dita giunte e il pollice divaricato. Il colore di quella mano è livido, la forma non è rigida e nemmeno fluida. Si direbbe piuttosto una mano di una grossa bambola, di pelle riempita di crusca. Quando la mano si ritira dalla zona illuminata per scomparire, è un'illusione ottica, sembra deformarsi come se le dita si spezzassero, principiando dal pollice. Il signor M è spinto violentemente da una forza che agisce dietro la tenda. Dice che una mano vigorosa lo stringe. Anche la sua sedia viene spinta, gli tirano i capelli. Mentre egli si lagna delle violenze che si esercitano su lui, udiamo il suono del cembalo che viene poi proiettato violentemente sulla tavola. Poi, nel modo stesso, giunge il violino, da cui si sentono pizzicare le corde. Prendo il cembalo e chiedo all'invisibile se vuole prenderlo. Sento che una mano afferra lo strumento. Non voglio lasciarlo. Una lotta si impegna tra me e la forza che giudico considerevole. Mentre lo tiro a me, uno sforzo violento mi spinge il cembalo nella mano, sino a farmi penetrare nella carne le laminette dei sonagli. Sento un vivo dolore e il sangue che mi cola abbondantemente. Lascio la presa. Tra poco, alla luce, potrò constatare che sotto al pollice destro ho un taglio profondo largo 2 centimetri. La tavola continua a oscillare, a battere il pavimento ripetutamente. La fisarmonica è gettata sulla tavola. Prendo la parte inferiore di essa e chiedo all'invisibile se può tirare dall'altra parte, in modo da farla suonare. La tenda s'avanza. Il soffietto della fisarmonica è tirato e spinto metodicamente. I tasti sono sollevati e si sentono varie note. Eusapia emette grida ripetute, specie di rantoli. Ella è in preda a contorsioni nervose e, come se chiedesse aiuto, grida: «La catena! La catena!». Componiamo dunque la catena tenendoci per mano. Poi, come se ella sfidasse un mostro, si volge con lo sguardo infiammato verso un enorme divano, e questo s'avanza verso noi. Ella lo guarda con un riso satanico. Infine ella soffia sul divano e questo retrocede docilmente. Eusapia, abbattuto, rimane relativamente calma e oppressa. Il seno le si solleva con violenza. Piega la testa sulla mia spalla.
Il signor M, stanco per i colpi di cui è costantemente fatto bersaglio, chiede di cambiar posto. Lo prendo io. Egli cambia con la signora F, che occupa quindi la destra di Usapia, mentre io sono alla sua sinistra. La signora F e io continuiamo a tenere i piedi, mani e ginocchia del medium. Il signor F porta una caraffa e un bicchiere in mezzo alla tavola. In causa dei bruschi movimenti di questa, l'acqua si spande sulla caraffa rovesciata. Il medium domanda imperiosamente che si asciughi il liquido. L'acqua sulla tavola, ella afferma, l'offusca, la disturba, la paralizza. Il signor F chiede all'invisibile se esso può versare dell'acqua nel bicchiere. Dopo qualche momento la tenda si avanza, la bottiglia viene presa e il bicchiere riempito per metà, e ciò in due differenti riprese. La signora F, non potendo più a lungo sopportare i continui toccamenti che le giungono attraverso la tenda, cambia posto con il marito. Pongo sulla tavola il mio orologio che è a ripetizione. Prego l'invisibile di farlo suonare. Il sistema di suoneria è assai difficile a conoscersi, delicato a farlo funzionare, anche per me che l'adopero ogni giorno. Esso consiste in un piccolo tubo tagliato in due e di cui una metà scivola a piatto sull'altra. Non v'è, in realtà, che una sporgenza di mezzo millimetro di spessore del tubo, su cui bisogna necessariamente premere con l'unghia e con forza per mettere in moto la suoneria. L'orologio viene tosto preso. Si ode caricar l'orologio. Esso ritorna sulla tavola senza aver suonato. Nuova preghiera di farlo suonare. L'orologio viene ripreso. Si sente che la cassa si apre e si chiude. Affermo che io non posso aprirla con le mani, ma che devo usare un utensile di ferro come leva. L'orologio ritorna ancora senza aver suonato. Confesso che provai un disinganno. Sentivo che cominciava a infiltrarsi in me il dubbio sull'estensione del potere occulto che tuttavia si era manifestato antecedentemente. Perché non poteva egli far suonare l'orologio? Avevo forse sorpassato con la mia domanda i limiti della sua capacità? Stavo per essere io la causa che tutti i fenomeni certi di cui eravamo stati testimoni perdessero la metà del loro valore. Ad alta voce esclamai: «Devo indicare in che modo si suona?» «No, no», rispose vivamente Usapia, «esso lo farà». Noto qui che nel momento in cui mi proponevo di indicare il sistema, mi passò per la mente il pensiero della maniera con cui si spingeva il tubetto. Tosto l'orologio venne ripreso dalla tavola e assai distintamente, a tre riprese, si sentono suonare le 10:15. Usapia dava segni invisibili di grande stanchezza. Le sue mani brucianti si contraevano, sospirava rumorosamente, cercando la respirazione dal fondo del petto. Il suo piede lasciava momentaneamente il mio, grattava il pavimento, lo stropicciava con movimento d'andata e venuta nel senso della lunghezza. Emetteva grida ansanti, rauche, rovesciava le spalle e sogghignava. Il divano s'avanzava al suo sguardo, indietreggiava il suo soffio. Tutti gli strumenti vengono gettati in disordine sulla tavola. Il cembalo si alza quasi all'altezza del soffitto. I cuscini ci giungono addosso, urtando tutto ciò che è sulla tavola. Il signor M è rovesciato dalla sedia. Questa pesante sedia da sala da pranzo in noce, con sedile imbottito, si leva in aria, giunge sulla tavola con fracasso e poi è spinta fuor tavola. Usapia è tutta raggiante e commossa. Abbiamo pietà di lei. La preghiamo di arrestarsi. No, no, grida. Ella si alza e noi con lei. La tavola abbandona il suolo, tocca l'altezza di 60 centimetri, poi ricade bruscamente. Usapia, annientata, si abbandona sulla sedia. Rimaniamo sbalorditi, costernati e agitati, la testa pesante come in un'atmosfera carica d'elettricità. Il signor F, con molte precauzioni, calma l'agitazione di Usapia. Dopo circa un quarto d'ora, ella rinviene. Sotto la luce riaccesa, la si vede indicibilmente trasfigurata. L'occhio tetro, col volto diminuito di circa metà del suo volume, le dita tremanti in cui ella sente degli aghi che vorrebbe le si togliessero. A poco riprende i sensi completamente. Sembra che non si ricordi nulla e che non comprenda la nostra meraviglia. Tutto ciò le è estraneo, come se parlasse di cose di cui non avesse nozione alcuna. Che cosa abbiamo visto? Mistero dei misteri. Avevamo preso tutte le precauzioni per non essere vittime di complicità o di frodi. Forze sovraumane e agenti vicino a noi, tanto vicine che si sarebbe sentito anche il soffio di un essere vivo se ve ne fosse stato uno. Ecco ciò che è avvenuto sotto i nostri occhi durante due lunghe ore. E quando il dubbio si affaccia,
Bisogna concludere, viste le condizioni di cui eravamo, che la macchinazione necessaria a produrre tali effetti sarebbe stata almeno altrettanto fenomenale quanto gli effetti stessi. Che era mai? Non ho da fare per il momento alcun commento alle relazioni di coloro che assistevano. L'essenziale, mi sembra, è di lasciare a ciascuno il diritto di esporre e di giudicare personalmente, e sarà egualmente così per i processi verbali che seguiranno.